Io oggi sono, per me abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dove abbiamo costretto la Ternana a difendersi bassa, ci aspettavano la loro metà campo e noi riuscivamo a manovrare molto bene. Infatti sono andato un po' tempo nonostante il gol loro venuto da un chiaro errore nostro. Sono entrato nello spogliatoio e gli ho detto che ero contento di come stavano giocando, di continuare a produrre gioco. Siamo entrati bene, abbiamo trovato il gol penso meritato. Poi onestamente dopo la partita ha preso una piega dove ci siamo un attimino forse non impauriti di voler continuare a fare gioco. E questo un po' diciamo è l'unica nota meno positiva. Poi abbiamo avuto 3-4 ripartenze importanti dove potevamo anche vincere la partita. E anche la Ternana, devo dire, gli va fatti i complimenti perché ha fatto un secondo tempo di cuore, di corsa, con un uomo in meno e ci ha messo in difficoltà. Gli ultimi 10 minuti avrei voluto mettere il secondo attaccante per provare a vincere definitivamente la partita, però purtroppo Voca ha avuto un malore, non si è sentito bene, ho dovuto mettere un centrocampista. Però penso una partita che ci dà certezze, ci dà continuità dei risultati, ci dà una crescita da un punto di vista della personalità, perché non dimentichiamo di questa squadra molto giovane, e in un campo difficile come Terni, contro una squadra forte come la Ternana, dove secondo me poche squadre qua verranno a fare risultato.